Questa giornata rappresenta un momento molto importante per la sperimentazione 5G di Vodafone sull'area metropolitana di Milano. È stato un momento che abbiamo voluto dedicare a tutti i partner e al settore sanità e benessere per confrontarci sulle sfide che il 5G sta aprendo per gli operatori, i decisori, gli erogatori del servizio, ma e per condividere quelle che sono le potenzialità. 5G porta anche alla sanità, come agli altri settori, porta grande banda, porta latenza bassissima e quindi porta l'opportunità di creare nuovi servizi pensando prima di tutto alla persona e innovare grazie a tutte queste potenzialità. Abbiamo dimostrato tutti i 9 use case, progetti, soluzioni innovative che abbiamo costruito in questi 20 mesi e in particolare abbiamo voluto durante il convegno portare un intervento di chirurgia da remoto sul palco in 5G collegando il theater del Vodafone Village direttamente con l'ospedale San Raffaele. Oggi abbiamo provato la tecnologia 5G utilizzando e comandando a distanza un braccio robotico che era nell'ospedale San Raffaele a Milano e la console per gestire questo braccio qua al Vodafone Village. L'intervento è andato molto bene, nel senso che non c'era latenza, il laser funzionava in modo assolutamente perfetto e anche la motilità del braccio. Questo tipo di laser è stato sviluppato per consentire un taglio estremamente preciso e oggi si parlava di collaborazione, appunto con la collaborazione col professor Peretti dell'Università di Genova è stato sviluppato questo taglio estremamente preciso e il braccio robotico. Qui oggi abbiamo utilizzato questa tecnologia comandando il braccio e il laser a distanza e direi che il risultato è stato decisamente ottimo. Con il 5G oggi abbiamo visto come la comunicazione a distanza consenta di manovrare laser e robot senza grosse difficoltà e quindi nel futuro una tecnologia 5G di questo tipo darà sicuramente dei vantaggi anche a livello della gestione della sanità a distanza. A partire di oggi che abbiamo fatto queste dimostrazioni con il sistema 5G per telechirurgia, possiamo usufruire di questa tecnologia per migliorare ancora questa procedura e portare sì all'ospedale in futuro. Adesso, come oggi, in ospedale ci sono tanti robot in operazione, però è una teleoperazione locale. Con 5G e i sistemi robotici ottimizzati, come abbiamo fatto per le nostre dimostrazioni oggi, possiamo portare il chirurgo a una distanza molto grande, in una città diversa. E questo apre tante possibilità per il futuro, sia della telechirurgia in sé, dove un chirurgo esperto non deve spostarsi per operare un paziente in diversi posti, sia per mentoring o per insegnare altri chirurghi la pratica medica a distanza. Quindi in tempo reale il chirurgo può essere presente in una sala operatoria supervisionando e guidando un chirurgo non esperto, così da imparare a utilizzare, a fare la chirurgia.